Gordi als spettadurs e spettaduras. Allegra! Oggi faremo insieme la torta da nus in giadinaisa. Non so se ti dice così il romancio. La graubunden nus torte o torta di noce in gadinese. Una crostata di pasta frolla ripiena di un morbido caramello mu alle noci. O la ami o la odi. Sperando tutti di poter tornare in gadina a mangiarcela, ora la ricetta. Come prima cosa dobbiamo fare il caramello. Allora, è un caramello mu, quindi vuol dire che dovremo fare un caramello a secco e poi andare a decuocerlo. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è sciogliere panna, burro, miele e il primo zucchero. Una volta che si è praticamente sciolto tutto, lo lasciamo su un fuoco al minimo. Con il secondo zucchero poi dobbiamo fare un caramello a secco. Cosa importante, usare una padella col doppio fondo. Iniziamo con il nostro caramello a secco, quindi mettiamo una parte dello zucchero nella padella, alziamo il fuoco e aspettiamo che inizia a diventare dorato. Quindi una volta sciolto e praticamente lievemente dorato in qualche punto il primo zucchero, ne aggiungiamo ancora. Cosa importante, non mischiare, solo muovere così, roteare anche il caramello, perché se si mischia fa i cristalli. Vai, quindi aspettiamo che sciolga. Aggiunto questo colore, siamo pronti per la decottura. Se vedete che c'è qualche grumo di zucchero, basta che con un cucchiaio picchiate sopra e si dissolve. Per decuocere dobbiamo prendere lo zucchero, il miele e il burro che abbiamo sciolto prima, caldi proprio a bollore, e versarli in tre volte sul nostro caramello a fuoco medio. Quindi uno, non spaventatevi se farà queste bolle, uno, e girate in modo che si amalgami il tutto. Una volta messo in tre volte il liquido, controlliamo che non siano rimasti grumi di caramello sul fondo e poi aggiungiamo le noci. E lasciamo raffreddare e cristallizzare, meglio se per una notte. Nella planetaria mettiamo zucchero e burro a temperatura ambiente, non molle ma neanche troppo dura. Facciamo girare in modo che si amalgamino bene bene. Aggiungiamo poi in due volte le uova. Una volta assorbite le uova, mettiamo la farina tutta insieme. Quindi frolla e iniziamo a stendere. Stesa la frolla all'altezza di circa 4 mm, foderiamo il nostro stampo. Dobbiamo foderarlo e farci un coperchio. Quindi, prima cosa, tagliamo il coperchio della grandezza dello stampo. Foderiamo quindi la tortiera. Freddiamo la frolla un pochettino in frigorifero e poi metteremo il caramello. Mettiamo il ripieno.
Per chiuderla, con un dito spennelliamo il nostro bordo sopra. Ecco, appoggiamo il nostro coperchio e con la forchetta chiudiamo premendo sul bordo. Bucherelliamo la superficie. Inforniamo a forno ventilato. Ed eccola qui, la nostra torta sfornata. Dinus torte is bereit. La torta è pronta.